tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Elisa Caudullo e oggi voglio raccontarvi il restyling che ho realizzato su questi due comodini anni 30. Voglio realizzare su di essi una finitura anticata su un bicolore e una decorazione con un bellissimo decoupage della linea Temalì Deco, di cui vi parlerò più avanti, che applicherò sulle ante. Realizzerò inoltre uno stencil in rilievo sui ripiani superiori e sulla parte interna delle ante. Restate con me quindi fino alla fine per vedere tutti i passaggi di questo restyling. Per prima cosa rimuovo dai vetri che ricoprono i ripiani la carta che li riveste. Basterà solo un po' d'acqua che verso direttamente sulla carta, lasciando che venga ammorbidita dall'acqua stessa. Intanto che l'acqua agisce sul rivestimento, provvedo a rimuovere le piccole alzate dalla parte superiore dei comodini che non mi piacciono molto. Mi aiuto con martello e pinza. Provvedo adesso alla pulizia. Acqua, ammoniaca e bicarbonato è la soluzione perfetta per sgrassare tutta la superficie, in modo che possa aggrappare bene la pittura. Magic Paint, la pittura che uso, non ha bisogno di altro trattamento preventivo se non uno sgrassaggio profondo e meticoloso. Quindi né primer né carteggiatura. Sulla superficie sgrassata la pittura aggrapperà perfettamente e il restyling sarà duraturo nel tempo. Risciacquo con un panno ben strizzato per togliere eventuali tracce di sapone e lascio asciugare. Rimuovo le maniglie che provvederò a lucidare dopo averle tenute circa un'oretta in ammollo con aceto e sale. È trascorsa circa mezz'ora e con una spatola rimuovo il rivestimento dai vetri, che come vedete viene via abbastanza facilmente. Ripulisco con un panno. Lucido con acqua e un foglio di carta di giornale e metto da parte, mi serviranno a fine restyling. È arrivato il momento di applicare i fogli di decoupage sui frontali delle ante, su cui ho steso preventivamente una mano di clear sand, l'Avorio Magic Paint, che serve da base al decoupage. Utilizzo per fissare il foglio l'aggrappante protettivo per decoupage di Temalì Deco, ne stendo un abbondante strato sulla superficie, ma procedo per gradi per gestire meglio l'applicazione del foglio. Parto dall'alto, stendo il prodotto e adagio il decoupage pressando con le mani. Applico successivamente un altro strato di aggrappante protettivo sul foglio stesso, schiacciando con il pennello sul decoupage per far uscire eventuali bolle d'aria ed eliminare le grinze. Procedo così per la restante parte.
Come vi anticipavo all'inizio del video, il decoupage che sto utilizzando è della linea Temalì Deco, un'azienda italiana che produce dei bellissimi decoupage realizzati in fibre naturali, molto molto resistenti, devo dire. Ma la particolarità di questi decoupage è che sono realizzati con materiali completamente riciclati. E per chi, come noi, ha sposato la filosofia del riuso e del recupero, non c'è niente di meglio. C'è davvero una vastissima varietà di fantasie e soggetti. Io ho scelto questo decoupage dalla sezione Liberty Déco, si chiama Jardin Tissé. È una fantasia prettamente Liberty che, a parer mio, ben si sposa con lo stile dei comodini. Rimuovo con un cutter la parte in eccesso del foglio e lo rifilo con una spugnetta abrasiva per smussare un po' il taglio netto della lama. Creo la mia base materica. Utilizzo Clear Sand, a cui aggiungo un cucchiaio e mezzo di polvere addensante Magic Star. Creo in questo modo una pittura corposa e materica, e ad enfatizzare la matericità della base contribuisce sicuramente anche il tipo di stesura. Vado infatti a picchettare il composto di Clear Sand e polvere Magic Star in modo da creare questo effetto bucciato che darà un tocco di vissuto al comodino anche in base ai prossimi passaggi. Prima di passare al colore, eseguo con dello stucco e una mascherina da stencil una decorazione in rilievo sul piano, quindi sulla parte superiore dei due comodini. Con la spatolina in silicone di Magic Paint stendo lo stucco,
livellandolo quanto più possibile in modo da creare uno spessore omogeneo. Ho scelto questo stencil della linea Magic Paint che ha un sapore decisamente déco. È un pattern decorativo che riprende un tema tipico di quegli anni. Stiamo parlando degli anni 30, quindi a cavallo fra il Liberty e l'Art Déco. Quindi, a mio parere, questo stencil risulta perfetto per il tipo di restyling che sto effettuando.
Realizzerò lo stencil in rilievo anche sulla parte interna delle ante, o meglio, su una porzione delle ante. Sulla restante parte realizzerò una decorazione pittorica a mano libera che si intersecherà con la decorazione in rilievo. Per completare il pattern decorativo sul piano dovrò fare più riprese. Dovrò aspettare infatti che lo stucco si asciughi per riposizionare la mascherina e continuare fino a ricoprire tutta la superficie. È arrivato il momento di colorare. Utilizzerò questo fondino di Pepper Blue a cui addizionerò un po' di Sunset Blue di Magic Paint per ricreare la gradazione di blu presente sul decoupage. Con questo mix colorerò le gambe e le cornici. Per stendere il colore utilizzo un ovale da 25, tozzo e corposo, con setole in crine. Questo tipo di pennello ha la caratteristica di incorporare tanta pittura e, se ben caricato, di rilasciarla piano piano in modo da avere sempre una pennellata piena, corposa. Questo mi permette di avere una pittura omogenea e senza brutti segni da dover eventualmente correggere successivamente. Per restare entro i bordi, uso dove un pennellino da belle arti a punta piatta, dove del nastro carta per delimitare le zone, in base a come mi viene meglio, a come mi sento più comoda.
Passo adesso ai ripiani e ai laterali. Uso Beautiful di Magic Paint, un color cipria molto simile al colore che ritroviamo sul decoupage. Anche questa volta uso un pennello ovale, ma un po' più grande, questo è da 50. Le setole, anche queste, sono incrine. Il pennello quindi risulta tozzo e il serbatoio è molto capiente. Ho una superficie molto ruvida, per cui stendo la pittura con pennellate incrociate e circolari, quindi destra-sinistra, sopra-sotto, movimenti appunto circolari. In questo modo ho la certezza di coprire tutto in maniera completa soltanto con una mano di colore, così come è successo sulle gambe. Provvedo a stendere il colore anche sul ripiano. L'effetto tinta su tinta dello stencil in rilievo, l'ho sperimentato diverse volte anche sulle ante della mia cucina. Vi metto il link in descrizione in caso aveste curiosità di andare a vedere. Personalmente mi piace davvero tanto e in questo caso dà un tocco contemporaneo che si sposa bene con lo stile Art Déco o in generale comunque con il modernariato. Proseguo con la stesura del Beautiful anche sulla parte interna dell'antina. Vado adesso a sfumare leggermente il colore cipria, creando una continuità fra anta e cornice. Picchetto il colore intorno al perimetro dell'anta e con un panno umido lo sfumo verso il centro dell'anta stessa, creando un colore in trasparenza.
Come vi ho già anticipato, ho deciso di completare il lavoro sulla parte interna delle ante con un decoro a mano libera. Utilizzo dapprima il Royal Green, il verde salve di Magic Paint, e successivamente il blu ottenuto precedentemente, entrambi molto diluiti, e realizzo delle foglie stilizzate con movimenti fluidi e molto leggeri. Di passare alla cera, ho deciso di ritoccare con la cera regina di Magic Paint, la cera dorata, i piedini dei comodini. Un tocco dorato per richiamare le maniglie che a fine restyling andrò a riposizionare. Uso adesso uno strato di cera neutra, la leggendaria di Magic Paint, che stendo su tutta la struttura per creare la base per la successiva anticatura. Sulle parti più ampie stendo la cera con pennellate incrociate, quindi vado in verticale, in orizzontale, per poi chiudere nel senso della lunghezza. Questo mi permette di stendere la cera in modo uniforme e di evitare di lasciare delle brutte chiazze che a cera asciutta si vedrebbero. Stendo la cera anche sulle gambe, evitando di toccare la cera dorata che è ancora umida. Rischierei di ammorbidirla ulteriormente e di tirarla via. Con la cera Lovable Grey, la cera grigia di Magic Paint, creo una leggera ombreggiatura andando ad enfatizzare gli angoli, le cornici, procedendo poco per volta con un panno
Elimino l'eccesso, non voglio un'anticcatura molto accentuata. La cera grigia mi serve piuttosto per spegnere la luminosità delle tinte, renderle più cotte e dare più tridimensionalità alla matricità dei colori. Voglio dare sì un sapore più vissuto ai comodini, ma non voglio anticarli troppo. Procedo con un leggero décapé, alternando carta e spugnette abrasive di diversa grana in base a quanto voglio levigare. In certi punti basterà fare riemergere l'avorio, in altri invece voglio arrivare fino al legno. Gioco un po' con le carte abrasive e mi fermo quando il risultato mi soddisfa. Alla levigatura ultimata ripulisco tutta la struttura dalla polvere con un panno ben strizzato e lascio asciugare. Stendo infine un altro strato di cera neutra per sigillare tutto il lavoro. Ed ecco Déco Chic, questi bei comodini dal sapore decisamente retro, ma al tempo stesso freschi e leggeri. Spero che questo restyling vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere. Grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!